Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare di quello che tutti mi chiedono in sessione quando parliamo di un rapporto tossico e si parla di una relazione che è finita male. Prima di tutto mi presento, sono Serena Fumaria, sono un coach e opero con un metodo specifico che è il mio personale, proprio per aiutare soprattutto le persone che vivono una relazione tossica. È un metodo basato sull'evoluzione personale e sull'aumento dell'autostima e magicamente, raggiunto questo obiettivo, la persona non soffre più per quella persona che ha perso o comunque che gli ha fatto male nella sua vita. Tornando al discorso che stavamo facendo prima, nelle sessioni che faccio con le persone, la prima cosa che mi viene detta è come posso fare a vendicarmi? E io ho una domanda per voi. La vendetta perché? A che cosa serve vendicarsi su una persona che vi ha fatto così male? Pensateci bene, cioè elaborando bene la sensazione che provate nel pensare a una vendetta nei loro confronti. Quello che provate probabilmente è quello che tutti noi che abbiamo vissuto in una relazione tossica, alla fine della relazione tossica, hanno sentito, cioè quel disdegno totale nei confronti delle proprie caratteristiche personali non notate, mai viste dall'altro e che quindi ci fanno soffrire proprio perché, sapendone il valore, sono state diffamate, svalutate, offese e violentate. Quindi la vendetta veramente non è altro che il voler, in questo caso, avere un riscontro su se stessi. Io ti dimostrerò che tu non hai capito nulla di me e che tu mi hai perso perché non sei stato tu in grado di amarmi, perché tu non hai capito chi sono e perché tu non hai avuto modo di amarmi per come io sono. Ma in realtà la vendetta in questo senso non ha senso, perché chi ha permesso, e non abbiatecela con me, non vi arrabbiate se vi dico questa cosa, ma ascoltate le parole che vi sto dicendo. Chi ha permesso la manipolazione, la violenza, la sofferenza, purtroppo siamo stati proprio noi. Noi vittime, chiamiamoci vittime, anche se a me non piace molto parlare del termine vittima. Perché? Perché il manipolatore o la manipolatrice, per quanto possa essere un essere umano che possa aver fatto del male, che vedete come un mostro, che vedete in un determinato modo in questo momento, in realtà vi ha regalato una cosa importantissima, vi ha regalato la consapevolezza di voi stessi. Voi state in questo momento, siete arrabbiati, state cercando vendetta, perché voi sapete di valere più di quello che loro hanno diagnosticato a voi di valere. Vi hanno dimostrato di valere troppo poco e voi volete una rivalsa su questa sofferenza, cioè il fatto di non essere stati amati. Nonostante tutta la fatica che abbiate fatto, nonostante abbiate sopportato tradimenti, insoddisfazioni, mancanze di rispetto, mancanza di attenzione e tutto quello che c'è dietro a un rapporto tossico. Quindi in realtà la vostra vendetta non è una vendetta, ma è una ricerca nei vostri confronti di una soluzione per quella cosa che vi siete fatti, cioè rimanere lì. Mi state odiando, lo so. Però l'ho fatto prima di voi, quindi se sono qua oggi è perché ne sto parlando e ne parlo in maniera abbastanza chiara di me, cioè non ho mai nascosto di essere stata la più grande dipendente affettiva del mondo con 4 diplomi in super dipendenza affettiva e aver vissuto non una, non due, ma 3 relazioni tossiche da persona sottomessa alla tossicità. Poi però un giorno mi sono svegliata. E quando è che mi sono svegliata? Mi sono svegliata quando la mia autostima ha smesso di essere bassa e la mia autostima ha smesso di essere bassa proprio grazie alle persone tossiche che ho vissuto nella mia vita. Perché se io non avessi avuto queste persone tossiche, se avessi avuto solo rose e fiori, se le mie spalle fossero state strette e non larghe come sono adesso, ovviamente sto parlando a livello non effettivo ma di metafora, probabilmente non avrei mai imparato il mio reale valore indipendentemente dall'altro. Quindi in realtà quando voi incontrate una persona tossica, per quanto voi vogliate poi dopo detestarla, odiarla e avere contro questa persona un'emozione bassa, tanto quanto quella che lei vi ha regalato, in realtà questa persona, per quanto male possa avervi fatto, oggi che siete qui, che state guardando questo video, vi ha fatto un enorme regalo. Quindi perché vendicarsi? Vendicarsi perché adesso state male.
Ma vi posso assicurare che se riusciste a fare un percorso di coaching con me, di psicoterapia, qualsiasi cosa vi capiterà di fare per voi stessi veramente, vi troverete a dire a fine del percorso, come succede sempre con le persone con le quali lavoro io, grazie alla persona che ho incontrato, ho fatto questo. Perché basta una spintarella da parte, nel mio caso, di Serena, nell'altro caso di tutti i tecnici che ci sono, molto bravi, che fanno questo lavoro più o meno bene, vi dovrete dire, io ho scelto di credere in me. Investite dei soldi per voi stessi. Non compratevi il vestito per uscire fuori con il prossimo o la prossima pretendente. Non serve un vestito in più perché voi siate rispettati un domani. Serve che voi abbiate consapevolezza di voi stessi, che evolviate nella versione che voi dovete essere di voi stessi, non quella che si aspettano dagli altri. Perché altrimenti se continuate a aspettarvi dagli altri che si rendano conto quanto siete fighi, bravi, intelligenti, gentili, assertivi, comunicativi, dolcissimi, meravigliosi, beh, sarete sempre dipendenti. Avrete sempre una maschera che si adatta all'altro per far vedere quanto siete bravi. E chi è che ha questa maschera se non la persona che vi ha appena manipolata? Cioè voi state semplicemente specchiando l'altra parte di voi nell'altro. Cercate chi ha una maschera per usare una maschera. Invece dovete tirare giù la maschera e essere voi stessi. Voi stessi nel vostro più totale amore per voi stessi, anche laddove sbagliate, perché dove si sbaglia si può imparare. Anche dove siete fallevoli, perché dove si fallisce, si riprova e si impara. Quindi fate percorsi di crescita personale su voi stessi, piuttosto che dedicare giorni, anni, mesi di sofferenza nell'odiare un qualcuno che vi ha abbandonato, che non ha capito il vostro grande valore, di rovinargli la vita, perché molti di voi poi vanno a disturbare le famiglie, vanno a disturbare i compagni nuovi, vanno a dire alle compagne o ai compagni nuovi che hanno avuto a che fare con qualcuno di tossico, che con loro farà uguale. Fregatevene, quella persona avrà la stessa vita che dovete vivere voi adesso. Magari incontrerà questa persona proprio perché gli servirà per evolvere, o forse no, o magari non sarà come voi, che invece di non farvi amare da voi stessi stavate cercando di farvi amare dagli altri e basta. Magari quella persona si ama e amando se stessa riesce a farsi amare, perché chi si ama non dico che si imponga, ma si propone per ciò che è, quindi è così e basta, non si adatta, non fa il di più. E ve lo dice una che l'ha fatto, io vi giuro che non tornerei mai dove ero, mai, mai neanche per un milione di euro a fare la vita che facevo, anzi, mi sono sempre promessa che quella vita io non la farò mai più. E vi auguro anche a voi di svegliarvi un giorno esattamente come mi sono svegliata io, facendo un percorso di crescita personale. Non ce l'ho fatta certo da solo, ho studiato come una pazza, 5 mesi a lavorare su di me giorno e notte, non sono uscita un giorno. Ho speso i soldi per me invece di uscire a cena con le amiche, lo sanno le mie amiche, le vedono queste cose, possono mettere anche il commento sotto. Quindi che cosa stai facendo per te? Cosa potresti fare di meglio invece che usare questa violenza nel cercare una vendetta nei confronti di questa persona? Ora che vi ho raccontato queste cose, che ti ho raccontato questa cosa, la vendetta perché? Scrivilo qua sotto. Parliamone nella community, perché c'è bisogno di far sapere, e comunicare significa prevenire. È il mio lavoro, io ho iniziato a fare questa cosa per prevenire la violenza sugli altri, quella violenza che ho vissuto su di me, perché ai miei tempi purtroppo nessuno lo faceva questo lavoro, ok? Quindi cerchiamo di crescere insieme e abbiate cura di voi. Stare a buttare via anni, mesi della vostra vita nel guardare ciò che fa un altro, nel guardare con invidia se ha una nuova relazione, se vi ha portato via qualcosa, non significa amarvi, significa soltanto dare ancora troppa attenzione a una persona che non vi vede più e che ha ben altro per la testa. Pensateci bene, ok? Lasciate andare e iniziate a volere solo voi stessi.